Amici calciofili di BM Radio, un buon pomeriggio a tutti e benvenuti allo stadio Costante Girardengo di Novi Ligure per la 30ª giornata del campionato nazionale dilettanti Girone A. Il 1913 Seregno affronta oggi la Novese. A distanza di 49 giorni dalla trasferta sul campo, sempre il medesimo contro l'Acqua Nera, gli azzurri tornano oggi ad affrontare una formazione in piena salute, reduce da due vittorie e un pareggio nelle ultime tre giornate di campionato, a differenza degli uomini di Marco Grossi che sono reduci da due pareggi a reti bianche nella partita contro Dertona e Albese. Il Seregno e soprattutto i nostri amici di BM Radio per la prima volta espatriano e per questo ringraziamo la interregionale splendida regia di Fabrizio Togliatti e il commento Fabio Mariani in collaborazione con Seregno Channel. Andiamo subito a leggere le formazioni che scendono in campo partendo dagli ospiti in tenuta azzurra con Sportiello, Ghezzi, Mureno, Di Lauri, Grassi, Caprini, Pasquetti, Perissinotto, Graziano, Seic e Ricci. In panchina a disposizione del tecnico Marco Grossi abbiamo Samaritani, Goi, Palomba, Marano, Pioggia, Diop e Gian Gaspar. Una panchina giovanissima, sostanzialmente la formazione della Juniors nazionale. Rispondono i padroni di casa della Novese con Torre, Briata, Mancuso, Olivieri, Balestra, Tavella, Merialdo, Balacchi, Piroli, Di Gennaro e Guida. In panchina a disposizione del tecnico Giovanni Fascia abbiamo Lorenzon, Bonanno, Predco, Anderson, Curabba, Sgarzi e Ventura. Dirige l'incontro il signor Capilungo della sezione Aia di Lecce, gli assistenti i signori Bresmes di Bergamo e Pagliarulo di Brescia. Tutto è pronto per il calcio inizio della 11ª giornata di ritorno del Girone A. Seregno 49 punti a caccia di una posizione nei playoff, Novese invece che vuole assolutamente evitare i playout a quota 36. Dunque saranno i Brianzoli ad attaccare dalla sinistra a destra dei vostri teleschermi e lo fanno in questo momento con il primo pallone toccato da Sanel Seic. Pagna allora va avanti, lui palla al piede, ancora Briata, lo scambio con Merialdo al limite Balacchi, la sua conclusione mancina, una pregevole soluzione balistica che termina okay. Sembra avere problemi a domesticare il pallone. Allora attenzione alla posizione regolare di Di Gennaro contro Mureno, un momento importante. Di Gennaro va sul destro, Di Gennaro la conclusione che colpisce il palo. C'è stata anche la deviazione di Marco Sportiello, prima occasione veramente pericolosa di questo primo tempo al 17° minuto. E ora calcio d'angolo per la Novese, il prolunga sul secondo palo, Guida, dove c'è Balestra, sinistro al volo, pallone fuori per la pochi secondi dal termine di questo primo tempo. Arriva in questo momento il fischio di Capilungo, 0-0 tra Novese e Seregno al termine dei primi 45 minuti in cui i padroni di casa sono stati sicuramente più pericolosi. A fra poco con la ripresa. Secondo tempo fra Novese e Seregno con il calcio inizio questa volta dato dai padroni di casa. Un primo tempo che si è chiuso come... Ora Mureno a cercare Seic, la posizione regolare, Seic che si gira, il suo destro però a lato al lungo pallone sul secondo palo dove non c'è nessuno, interviene Grassi per tenere il pallone in campo, trova Seic, va via di fisico Seic, il pallone in area di rigore e c'è la rete del Seregno realizzata da Alessandro Caprini. Il pallone in mezzo di Sanel Seic, l'intervento di Alessandro Caprini al 28° minuto nel corso del secondo tempo, Novese 0, Seregno 1. Molto fisici, Caprini allontana dove c'è Diop, benissimo il controllo, protezione a ripartenza per il Sinotto, c'è Gian Gaspar e anche Seic, per il Sinotto, la conclusione di destro con pallone alta di poco sopra la traversa. Una ripartenza molto ficcante questa del Seregno al 32° minuto. Si di testa, anticipare Piroli. Poi qui la conclusione al volo provata da Balacchi, è stata una bellissima conclusione. Tantissimi giocatori da Novese, prova Di Gennaro, il suo destro violentissimo, un pallone veramente di un niente sopra la traversa. Grande esecuzione di Daniele Di Gennaro che spiega... perché ha già realizzato 19 reti in campionato con un destro. Molto bene Gian Gaspar, va via a Tavella, il pallone dentro a cercare Seic, la conclusione di Seic in diagonale e il pallone che si perde fuori non di molto al 44° minuto. Malacchi, la posizione regolare questa volta di Gennaro,
di Gennaro. La conclusione è alta sopra la traversa e la Novese spreca un'occasione d'oro per impattare al 47esimo minuto di gioco, quasi 48esimo, prima vera disattenzione della difesa del Seregno. Poi Seic che allontana ed arriva al triplice fischio finale del signor Capilungo. Il Seregno espugna per la seconda volta in stagione il campo di Novi Ligure e lo fa grazie a una rete di Alessandro Carapini che spinge gli azzurri a quota 52 in campionato. Dopo due pareggi e reti inviolate, i ragazzi di Marco Grossi fanno loro i tre punti. Era troppo importante non fallire oggi al termine di una prestazione sicuramente non bella ma molto efficace. Per la quarta volta senza reti subite, il Seregno rimane ampiamente in zona playoff. Ripetiamo il punteggio finale qui dallo stadio Costante Girardengo di Novi Ligure: Seregno batte Novese 1-0. Si è da poco chiusa la partita che ha visto il Seregno vincitore oggi a Novi Ligure contro la Novese, 6 punti, campo fortunato qui mister, oggi era troppo importante questo successo in condizioni ancora di emergenza, quindi un plauso ai ragazzi che solo a livello statistico nelle ultime 4 partite non hanno preso gol. Sì, è vero, ragazzi sono stati bravi già la domenica scorsa, perché hanno capito che comunque nell'emergenza abbiamo bisogno di tutti quelli a disposizione. Oggi effettivamente avevamo qualche defezione di troppo, insomma tanti giocatori che oggi non erano della partita, quindi un applauso a tutti quelli che sono stati impiegati, a quelli che non sono stati impiegati. E punto molto sulla formazione di questo gruppo, perché tutti utili, nessuno indispensabile, quindi quando vengono chiamati in causa danno una mano a quello che è l'obiettivo finale della squadra, quindi sono molto contento. Siamo qui con il match winner di oggi, Alessandro Caprini, una rete importantissima per te, che mi dicevi poco fa, la prima marcatura da quando giochi a livello senior. Quanta soddisfazione c'è per questo successo? Tanta soddisfazione per questo, soprattutto per la vittoria più che per il gol. Era un periodo difficile per la squadra, anche per le tante assenze che avevamo. 3 punti importanti che ci portano in piena zona playoff e continuiamo a sognare di poter fare una fine di campionato importante.